Benvenuti alla 26ª puntata della 6ª edizione di Messina può rinascere. In questa puntata apriamo le amministrative, vediamo scendere in campo bighe della politica e non. Ci saranno 7-8 candidati a sindaco, vediamo un pochino cosa succederà. Gianluca. Sì, Roberto, sicuramente sarà una sfida vincente. Ospiti con noi questa sera c'è Giuseppe Santalco, consigliere comunale di Felice per Messina. Poi Buonasera. Buonasera abbiamo Giuseppe Siracusano, consigliere comunale del PD. a tutti. Luciana Verdiglione, coordinatrice cittadina della Lega. E Buonasera a tutti. Maurizio Rella, consigliere comunale di Cambiamo Messina dal Basso. Buonasera a tutti. Nella seconda parte della nostra trasmissione ci sarà il noto pittore Alex Camminiti che ci parlerà delle tante mostre internazionali che fa per il mondo e poi ci sarà il maestro Nino Sanfilippo che reciterà un suo componimento. Questo dove è servizio. Grazie regia. Lei si candiderà? Guarda, non è il problema se, il problema non è se Vincenzo Ciraolo o chi altri si candida, il problema è capire se cosa si deve fare per questa città. Io non posso che ribadire quanto c'è già scritto precedentemente, già detto anche in conversazioni con chi mi ha sollecitato sull'argomento. Io credo che prima di tutto si deve parlare di programmi. Al netto della giornata organizzata, credo, da Daniele Zuccarello, per il resto credo che nessuno dei candidati sindaco abbia espresso un'opinione su quello che si deve o non si deve fare, organizzati o non organizzati che fossero in partiti o movimenti o quant'altro. Io credo che Messina, noi, io, mia figlia, i nostri figli hanno bisogno di capire che cosa deve succedere in questa città per migliorare le condizioni di vita e le possibilità di sviluppo, anche dal punto non solo sociale, ma anche dal punto di vista soprattutto economico, per far sì che questa, come dire, moria di figli e di partenze verso altri lidi si possa interrompere. A me... Come vede lei la candidatura di Bramante? Guardi, la Bramanti è un ottimo professionista, un'ottima persona, così come posso dire anche dell'ingegnere Sciacca, così come posso dire del collega Pippo Trischitta, così come dirò e direi di Daniele Zuccarello e di chiunque altro decida di candidarsi, sempre che lo faccia sulla scorta di un'idea ben precisa che coinvolga tutti i tessuti sociali della città e non questa o quella parte della nostra comunità. E appoggerebbe quindi Bramanti se fosse candidato a sindaco per il centrodestra? Qua non è che c'è un problema di appoggio o non appoggio. Io potrei appoggiare il signor Nessuno, appoggiare nel senso di votare il signor Nessuno se mi convince con le idee che presenta alla città. Non è un problema, ripeto, non è un problema di uomini, ma è un problema di idee. E al momento devo dire che c'è un po' di silenzio sull'argomento. Io credo che ci sia una grande confusione e come ha già detto qualcuno più autorevole di me in questi giorni, l'unico obiettivo che dobbiamo avere è quello di dare un progetto serio alla città e sarebbe il caso che tutti coloro i quali pensano e dicono di far politica in questa città si sedessero a tavolino, al di là delle casacche, delle competizioni, dell'ambizione, delle contrapposizioni, per dare una risposta seria e univoca, perché sennò andremo tutti a votare con il mal di pancia e sappiamo che con il mal di pancia non si fanno cose buone. Santalco, da molti esponenti del centrodestra la candidatura di Bramanti è criticata. E secondo lei, voglio sapere anche, è candidabile? Sì, secondo me sì, anche oggi un giornale online porta un autorevole parere di un noto avvocato amministrativista che dice che eventualmente devo andare in aspettativa prima della presentazione delle liste. Sì, ma Santalco, un personaggio che gestisce comunque potere nel mondo della sanità, perché lo gestisce, secondo lei non sarebbe più corretto che facesse un passo indietro anziché candidarsi a sindaco della città? Visto e considerato che ci sono stati tra l'altro dei precedenti, lei ricorda benissimo la collega consigliere comunale che gli è stata fatta la guerra, ad esempio, la Sindoni, Sì, ma perché aveva non è questo soltanto un l'approccio, ruolo all'ASPRA. non è questo l'approccio da fare, Sì, lo so. perché se oggi tutti, più o meno per ambizioni, più o meno per ruoli che ricoprono in ordine o in altre realtà, si prospettano come candidati sindaci. E dietro la questione dei programmi o dei non programmi
possono più o meno mascherare delle velleità personali. Non vedo come non si possa proporre alla città un professionista, una persona che ha dimostrato in questi anni grandi capacità tecniche e grandi capacità manageriali. Nel campo medico sicuramente. Nel campo medico certamente. Però dico, una persona che non ha esperienza politica, come può amministrare una città? C'è quella frase fatta che circola in città, se ha fatto il sindaco a Corinti lo potrebbero fare tutti, ma non è questo il dato che emerge. Oggi la città invece ha bisogno, dico, in tutte le diciamo i gruppi politici, ha bisogno di persone autorevoli, persone preparate, ha bisogno di una squadra in grado di presentare un progetto, come dite voi, per far rinascere la città. Oggi non basta il semplice Bramanti di turno, Accorinti di turno, Sciacca di turno, se questi non hanno la capacità di avere una squadra all'altezza. Io mi sento di dire, per l'esperienza che ho sia amministrativa ma anche conoscenza profonda del comune, non ci può essere un battitore libero, un direttore d'orchestra, anche Bramanti, a cui si possono riconoscere delle doti imprenditoriali valide, una capacità di interloquire a qualsiasi tavolo, diciamo, apicale. Ma se il futuro candidato sindaco non avrà la capacità di comporre una squadra autorevole, una squadra di gente esperta, senza farsi condizionare dalla politica o senza farsi tirare dalla giacca, è chiaro che la politica deve avere anche un ruolo, come lo deve avere anche la società civile, per mettere nei posti giusti persone che hanno competenze. Oggi chi arriva al comune trova una situazione di grande difficoltà, i colleghi qua presenti lo sanno, per cui bisogna, non dico ripartire da zero, ma quantomeno avere competenze nel settore finanziario, avere competenze nel settore urbanistico e della progettazione, della prospettiva dello sviluppo della città, avere competenza nell'ambito della cultura, dei fondi comunitari, cioè deve passare il messaggio che una rondine non fa primavera. O facciamo una squadra partecipata, un consiglio autorevole, e qua io mi richiamo a tutti coloro che in questo momento stanno facendo la corsa per preparare le liste. E il comune ha bisogno di avere consiglieri in grado di poter stare in consiglio comunale. Si parla di quasi 900 candidati. Di poter interloquire, di poter leggere le delibere. Oggi mi rivolgo ai candidati, dovete sapere che chi andrà là si assume una grande responsabilità. Ci sarà da approvare atti fondamentali per il futuro della città, bilanci, piani di riequilibrio, piani triennali, cioè non si può andare là e fare passerella, cioè andare a lucrare il gettone di presenza, occorre un contributo. E qua è la responsabilità di chi sta predisponendo le liste. Attenzione a non presentare liste per raggiungere il 5% e per drenare, c'è una responsabilità nei confronti della città. Io questo mi auguro che i candidati sindaci hanno la consapevolezza di fare questo. Certo. Non occorre raccogliere chiunque dice voglio presentarmi al comune, occorre prima preparazione e dopo anche persone che non abbiano. Sant'Alco, giustamente il suo appello è giustissimo, anche perché appunto si parla di quasi 900 candidati, quindi io fra l'altro l'ho detto in un mio comunicato, non mi presenterò più, ho finito la mia esperienza a livello amministrativo comunale, non sono assolutamente interessata a alcun incarico, assolutamente, però come dico, la passione di 20 anni di politica che non abbandonerò sicuramente, sarò nelle retrovie, darò un mio contributo di conoscenza per fare il programma, per contribuire a portare qualcuno al comune, cercherò di continuare nella passione che ho per la politica. Siracusano, il centrodestra in parte è diviso, abbiamo diciamo, tante candidature, però il centrosinistra diciamo, non si ride, ancora non c'è un vero e proprio candidato, si parla di primarie, tante le persone di quali si è sentito parlare in questi giorni. Ecco, cosa farete, ci saranno o non ci saranno queste primarie? E poi se voi che siete la cosiddetta ala universitaria del PD, che in questo momento è la maggioranza, decidete di imporre il vostro candidato? Io sto in questo momento, fino a poco fa ero nella sede del Partito Democratico, dove vi era una riunione della coalizione del centro-sinistra.
ed era una riunione in cui si stava discutendo del programma. Ci stavano tutti assieme intorno a un tavolo, ovviamente le varie sensibilità, c'è la componente più moderata, c'erano gli amici di Articolo 1, si stava cercando di elaborare assieme un progetto per la città. E allora io penso che sia proprio questo il punto di partenza, cioè individuare innanzitutto il campo nel quale noi ci dobbiamo muovere e nell'ambito del quale dobbiamo organizzare la nostra offerta politica. E il campo non può essere quello del centrosinistra, che è ovviamente uscito malmesso dalle elezioni politiche, ma che qui a Messina ha ottenuto un risultato che è in controtendenza rispetto al dato regionale e anche al dato nazionale. Questo è il punto di partenza, cioè noi riteniamo che prima di individuare sia le figure sia le modalità per scegliere queste persone è necessario confrontarsi su e elaborare un progetto per la città. È vero che Picciolo già è passato comunque avanti? Non mi risulta, io fino a poco fa i suoi due rappresentanti di Sicilia Futura stavano partecipando a questa riunione per elaborare assieme questo progetto politico. Poi ovviamente nel momento in cui si elabora il progetto, io ritengo che il nome del candidato a sindaco è importante, però prima di tutto bisogna vedere cosa si intende offrire alla città, perché candidarsi vincere per vincere non avrebbe senso. Viviamo, secondo me questo è un momento storico, un passaggio decisivo nella storia di questa città. E deve essere affrontato seriamente con una squadra seria e un progetto serio. Noi intendessimo presentare e scegliere soltanto la via più breve, quella di cercare di raggruppare più organizzazioni anche eterogenee soltanto per raggiungere questo 40%, fare un ragionamento speculativo, non faremmo un servizio alla città. Non ha bisogno di questo Messina in questo momento. Verdiglione, il centrodestra in questo momento, come abbiamo detto prima, è spaccato. Voi della Lega avete una lista voi da presentare e la scelta dei candidati è fatta attraverso delle riunioni che voi avete qui in luogo, oppure sono scelte verticistiche, quindi dall'alto, fatte da Roma? Guardi, noi in questo momento, nella persona fisica dell'onorevole Lo Monte, quale sta cercando di prendere contatti per vedere un po' quale candidato è più opportuno per la città di Messina. Sicuramente io come leghista di prima ora sarei più propensa ad avere un nostro candidato che personifichi proprio il pensiero di Matteo Salvini, perché non dimentichiamo che questa città ha bisogno di un uomo soprattutto che ami la città, al di là che sia un imprenditore, che sia un alto dirigente sanitario, che sia un alto dirigente di un ente pubblico, ha bisogno di un uomo o di una donna che ami i problemi di questa città, che li risolva, che attenzioni il problema delle strade divelte, della luce nei quartieri dove manca, dell'esigenza di avere un alloggio popolare o dell'esigenza degli anziani che purtroppo, ahimè, rovistano nei cassonetti di spazzatura. Avere un sindaco prettamente che guardi il proprio interesse professionale al di là dell'esigenza della città, sinceramente non saprei che cosa fare. Deve andare avanti? Ma guardi, non faccio nome, però chiunque esso sia ha una propria collocazione. Meglio indicare dei sindaci che siano politici e che facciano gli interessi della senza città, senza ovviamente avere dei ruoli di potere. No, assolutamente. Confondere poi gli interessi della città con gli interessi personali e la propria attività comunque. Certo. Rella, voi appoggiate di nuovo a Corinti, pensate che a Corinti abbia fatto bene e soprattutto, diciamo, si parlava anche di un'alternativa sempre all'interno della giunta di a Corinti, per esempio Cacciola, qualcuno diceva potrebbe essere il successore, diciamo, come candidato al posto di a Corinti. Che ne pensa? Ma l'ipotesi Cacciola è assolutamente, diciamo, fuori luogo, non se ne vedono le prospettive né le premesse. Cacciola è integrato perfettamente nella squadra del sindaco, anzi sta dando il proprio contributo nella composizione di una lista.
insieme alle altre due che faranno capo al movimento di Cambiamo Messina dal Basso e al sindaco a Corinti. Indietro non si torna, non appoggia più. Indietro non si torna, diciamo che si è tirato indietro e non, molti di Indietro non si torna, comunque individualmente, autonomamente sosterranno il sindaco. Per cui c'è estrema compattezza, c'è la possibilità di replicare il risultato del 2013, ci sono tutte le premesse e per tentare di andare al ballottaggio e avere buone possibilità di vincere, perché da come risulta il quadro politico del momento, la composizione delle liste, è chiaro che si contrappongono due poli, centrodestra e centrosinistra, che sono assolutamente rivolti alla ricostituzione, alla restaurazione del potere, dei blocchi di potere in questa città. Da una parte appunto si chiama Bramante, da un'altra parte si chiama Bramanti, dall'altra parte si chiama Navarra. Indipendentemente dalla loro storia politica, perché sono personaggi che potrebbero essere assolutamente interscambiabili, fanno parte solo di una logica di potere che si sta attrezzando perché si torni ai vecchi metodi, al vecchio sistema. È chiaro che a Corinti ha significato una speranza, ha significato il cambiamento. Con i probabili limiti di questa esperienza bisogna dire che il vecchio sistema di potere che ha gestito per decenni la città è stato smantellato con l'era a Corinti. Cioè, io mi auguro che possano esserci le condizioni per affermare la sua vittoria e avere 5 anni di governo che potrebbero soltanto servire a raccogliere i frutti di tanto e tanto che si è seminato con tanta difficoltà e con tanta sofferenza, grazie al lavoro e all'impegno di tutta la squadra di assessori che ha svolto un lavoro egregio, intenso, H24 veramente, sacrificando la propria vita privata, un impegno abnorme di fronte a una macchina burocratica amministrativa assolutamente arrugginita e non in condizioni di assolvere spesso alle esigenze di un'amministrazione cittadina, e di fronte alle difficoltà pure di avere un consiglio comunale con una maggioranza opposizione ad Accorinti di 36 consiglieri. Però ha votato tutti gli atti di bilancio. Ha votato gli atti che avrebbero, onestamente, gli avrebbero realizzato. La possibilità di andarsene a casa per guardarsi la poltrona, no? Unicamente per questo. Adesso abbiamo un'intervista a Felice Calabrò, che si è candidato nel 2013, non è stato eletto per un pugno di voti, come sappiamo, al ballottaggio. Ci chiarirà se lui si candiderà a queste prossime amministrative e comunque parla anche di primarie. Grazie regia. Lei ha pensato di candidarsi per il PD? Sì, ho dato la mia disponibilità al PD, alla coalizione, e siamo in attesa di capire se faremo le primarie o se siamo nella condizione di avere una candidatura unica. Quali criteri seguirete se eventualmente optate per le primarie? Le primarie aperte a tutti coloro i quali vogliono partecipare, perché le primarie sono uno strumento di grande partecipazione e democrazia. Ci dobbiamo aprire nuovamente alla città e tornare in mezzo alla gente, questo è il tema, il vero tema. Quanto è importante la componente universitaria nel PD? Guardi, siamo proprio qui all'interno dell'Ateneo, è una importante componente, però non dobbiamo basarci soltanto su quella, dobbiamo allargare, perché soltanto allargando la nostra base, soltanto facendo partecipare più persone possibile, potremo avere un buon risultato. Picciolo farà parte della vostra componente?
Ma io mi auguro di sì, in questi giorni se ne sta parlando, ho letto un suo comunicato, ho avuto pure difficoltà un po' a capirlo sinceramente, però mi auguro che possa rimanere un alleato leale per tentare di dare alla città di Messina un'amministrazione credibile e coerente, soprattutto capace. E Dalia? Da lì è nella coalizione. Veda, il vero problema che noi tutti abbiamo e che io tento in tutti i modi di fare esercizio di eliminare è quello di fossilizzarci sulle persone. Non bisogna ragionare solo su persone e quindi Picciolo piuttosto che Dalia, ma su gruppi, su partiti, su come dire, schieramenti che devono presentare alla città un programma credibile. Questa è la cosa fondamentale. Sant'Alco, come dicevamo prima, il centrodestra è diviso, ci sono alcuni pezzi che stanno andando per i fatti loro, Scritta, la stessa Barrile, ecco, voi pensate di riuscire a riconquistare queste parti del centrodestra e riportarle, ecco, dalla vostra parte con Bramanti? E poi c'è anche chi parla di uno scontro all'interno della sanità, perché come diceva prima anche Rella, c'è uno scontro soprattutto fra due personaggi, sono Bramanti che rappresenta un certo tipo di sanità e Navarro un altro tipo di sanità. Io posso rispondere delle cose che so e della mia visione della politica, non voglio entrare sui fatti personali, di natura sanitaria o quant'altro. Dico soltanto che il centrodestra in città, un centrodestra allargato ai moderati della città, in questo momento ha una grande responsabilità. A livello nazionale devo dare atto della grande responsabilità delle forze del centrodestra, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, che stanno dimostrando che dinanzi all'interesse generale del Paese fanno un passo indietro. C'è stata una grande dimostrazione di democrazia allorché si è trovata la quadra per eleggere il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, così come sono sicuro che si riuscirà a formare un governo di centrodestra, perché la Lega sta dimostrando ora anche una capacità di interlocuzione all'esterno, non è più la Lega di tanti anni fa, anche se io ho avuto modo per la mia esperienza politica di conoscere quel tipo di Lega, certamente ora è una Lega diversa che vede il Meridione anche come un terreno su cui portare i valori che sono della Lega, e questo anche potrebbe essere utile. Allora io dico, nel momento in cui a livello nazionale noi speriamo di diventare forza di governo, nel momento in cui il centrodestra governa la regione, e allora perché perdere l'occasione di dimostrare che anche qua a Messina il centrodestra, io ripeto, allargato alla società civile, ha questa possibilità. E in questo tavolo tutti devono partecipare con pari dignità, deve partecipare la Lega, devono partecipare i Fratelli d'Italia, ognuno deve dare un contributo a fare un programma portando le loro idee. Perché il candidato sindaco. Però la scelta di Bramanti, mi scusi, Sant'Alco, la scelta di Bramanti è stata fatta facendo dei tavoli con la Lega, anche con le componenti di Scritta, che comunque è capogruppo finora. La scelta di Forza Italia, Bramanti non lo so come è avvenuta, probabilmente è avvenuta, come dice lui, a un tavolo autorevole che è quello regionale, perché il presidente della regione rappresenta tutti. E nel momento in cui rappresenta tutti, rappresenta la Lega, rappresenta Forza Italia, rappresenta Diventerà Bellissimi e tutti quanti. Dopo a cascata, naturalmente, si pone la questione a livello locale. Ora sta nel... Messina, semplicemente. Cosa? Non vi hanno tenuto nella benché minima considerazione. Ma questo lo dici tu, senza proprio conoscere le cose, quindi non ti consento di fare questa illazione che nasce da chi non sa le cose. E allora nasce un ragionamento che ora deve trovare sostanza nelle forze politiche del centrodestra. Io sono sicuro che ora Bramanti, nel momento in cui dovrà fare il programma, chiamerà i riferimenti della Lega, chiamerà i riferimenti di Forza Italia, chiamerà tutti coloro che dopo dovranno andare a fare, chiamerà anche i presidenti degli ordini, chiamerà le confederazioni sindacali, chiamerà tutti coloro, e lo ha dichiarato anche nei suoi recenti interventi. Quando lui parla del senso civico, di andare a oltre i partiti, non fa altro che rappresentare l'esigenza che ha in questo momento della città di superare gli steccati.
Poco fa il collega siracusano, proprio lui che è esponente del PD, sa che anche nel PD c'è una forza moderata, una forza moderata che oggi può stare bene nel PD, ma può stare bene anche al centro, proprio perché non ci sono più, tranne la parte estrema della sinistra, chi esprime valori di moderazione, valori cattolici, valori di dialogo, valori di confronto. Oggi ha la necessità di essere rappresentato. E quando io dico che dobbiamo allargare il centrodestra, mi riferisco proprio a questo. Allora qua Bramanti deve dimostrare la capacità di interloquire, qua Bramanti deve dimostrare di conoscere i problemi del territorio, e chi meglio dei consiglieri comunali. Io mi auguro che le forze del centrodestra e della centrosinistra si avvalgano dell'esperienza comunale. Il centrosinistra non può fare a meno dell'esperienza dei quattro consiglieri comunali che dovranno dire quale dovrà essere il programma. Bramante non può fare a meno di noi, perché noi sappiamo da che cosa partire. Sappiamo che dobbiamo partire dalle periferie, sappiamo che dobbiamo partire dal porto di Tremestrieri, dalla piastra logistica, dalla via del mare, dalla via Don Blasco, dal nuovo piano regolatore, non con la visione di De Colla, ma con una visione più aperta, con una visione di sviluppo del territorio. Sappiamo che dobbiamo partire da una nuova visione dei servizi sociali. Ecco, e quindi i consiglieri comunali devono dare un contributo nella formulazione dei programmi. Io mi auguro che già dalla prossima settimana si possa fare questo. Siracusano, e non parlare solo di liste. Siracusano, Quero e Calabrò sono due elementi storici del PD, ma toccherà a loro indicare il candidato come sindaco per il centrosinistra, o alla vostra componente vincente sia alle regionali che alle nazionali? Innanzitutto io diciamo non rifugo da queste classificazioni, componenti. Lo stesso professore Navarra. Non siete frammentati, siete uniti, voi del centrosinistra siete uniti. Assolutamente. Vi vede lei abbastanza uniti. Innanzitutto ci tengo a precisare un aspetto, perché è anche un'occasione utile per evidenziare come il Partito Democratico ha vissuto, viene da un periodo complicato a Messina. Non risalgo alla preistoria, ma evidenzio che noi veniamo da 2 anni di commissariamento. Per quella fine vi era una classe dirigente, uno zoccolo duro. Poi, nel momento in cui si è trattato di rifondare il partito ha deciso di aprirsi alla città, e questo ha dimostrato la sua pluralità, il fatto che il partito stesso è un partito contendibile, che discute e che si apre. E fra le tanti soggetti che sono avvicinati al partito vi è una parte che è costituita dall'ex rettore e alcuni professori universitari, ma non sono soltanto loro i soggetti che sono avvicinati a questo nuovo partito democratico. Quindi io ritengo che sia riduttivo parlare di componente accademica. Anzi, è stato eletto De Domenico e Navarra. Sono stati eletti De Domenico e Navarra, ma col contributo significativo di pezzi importanti del Partito Democratico, che hanno individuato e hanno visto in queste due figure due elementi che potevano essere utili a ricostruire, a ripartire far ripartire il centrosinistra a Messina. E io ci tengo a evidenziare che stiamo parlando di un amministratore, il professore Navarra, che ha ottenuto e ha conseguito ottimi risultati all'Università di Messina. Questo è un dato innegabile che viene riconosciuto da tutti, non è qua Giuseppe. Visto che appunto avete ottenuto queste due vittorie, non sarete voi a dettare un po' la linea oppure no? Ritengo che in questa fase non ci sia nessuno che detti la linea. Io invito chiunque segue, anche i giornalisti, le nostre direzioni, i nostri momenti di incontro, si vede che noi abbiamo organismi che sono assolutamente plurali, a cui tutti sono invitati, tutte le componenti, tutte le sensibilità, tutte le anime del partito sono invitate a partecipare, e tutti danno il suo contributo, il loro contributo. Felice Calabrò e Francesco Quero sono due importantissime risorse di questo partito. Io, se devo esprimere la mia opinione personale, Calabrò si è candidato 5 anni fa,
e tra l'altro per pochissimi voti, prima del ballottaggio ha perso, è rimasto, nonostante Giovanese sia andato al centro-destra, è rimasto nel partito. Sarebbe anche forse giusto dargli un'altra possibilità, per esempio, no? Sì, sarebbe giusto, sarebbe giusto valorizzare Felice, è giusto valorizzare un ottimo amministratore come Francesco Guero. Io ritengo proprio questo, che debba essere queste elezioni amministrative debbano essere le elezioni della politica. Io conosco tantissimi amministratori bravi e secondo me sarebbe un errore se noi pensassimo di affidarci a Salvatori della patria. Noi abbiamo bisogno di bravi amministratori e qui accanto c'è l'avvocato Santalco, che sa quanto la politica è difficile e quanto sia difficile amministrare la cosa pubblica. Comunque le primarie ancora le esclude oppure? Non sono assolutamente da escludere. Secondo me tutto dipenderà anche dal tipo di progetto che intendiamo realizzare. Maria Flavia D'Imbro ha confermato la sua ipotesi di candidatura? Maria Flavia D'Imbro è uno dei nomi sui quali si discute e io ci tengo a precisare e far valere questo aspetto, cioè ci sono tante ipotesi in campo, sono tutte ipotesi innanzitutto di personalità politica, persone che fanno politica da una vita e che hanno amministrato anche in questa città, e ci sono tanti giovani. Noi siamo probabilmente la vera forza di rinnovamento all'interno del panorama politico cittadino. Il centrosinistra è in grado di offrire tanti quarantenni che hanno dimostrato di saper amministrare e potrebbero tranquillamente prendere la guida di questa città e da questo punto di vista hanno una seria incidenza nel processo politico, nel processo di formazione delle scelte. Verdiglione, diciamo qui da Monsantalco, voi come è avvenuta secondo lei questa scelta di Brandi? Voi siete stati coinvolti, non siete stati coinvolti e soprattutto dico, lei ritiene che Brandi sia la giusta candidatura oppure no? Non sono io che devo dire se è una scelta giusta o meno. Ho detto prima, infatti, che noi come gruppo salviniano, rappresentante della Lega, avremmo la volontà, il desiderio di esprimere un nostro candidato. Dico, se finora non è stato espresso nessuna nome, forse una volta parlavo della professoressa De Marchi in una conferenza stampa, non so se... Ma guardi, io questo non lo so, anche perché non sono stata informata dall'onorevole Lomonte di questa sua idea. Ho colto la notizia di Bramanti, del professore Bramanti, attraverso i quotidiani. Mi sarebbe piaciuto essere coinvolta, anche perché rappresentiamo la base della Lega. Perché la Lega è il primo partito in Italia del centrodestra in questo infatti momento. Noi a Messina ci siamo espressi, siamo il primo partito, abbiamo superato. Che lei sappia, Verdiglione, Bramanti è sempre stato un uomo di centrodestra, se è stato scelto dal centrodestra in questo caso. Sicuramente è stato scelto. Sì. E quindi è sempre stato un uomo politicamente del centrodestra. Del centrodestra, sì, non sì. Della destra, non della... Perché a me dicono che era del centrosinistra, dico ora non vorrei. Guardi, che mi abbiano dato contezza, i rumors, perché io lo conosco come dirigente, alto dirigente. Sì, ma al di là del fatto che è dirigente del Neurolesi, Fondazione Bonino Puleo, eccetera. Ma dico, pare che sia stato del centrosinistra, no? Ma adesso oggi è di moda saltare un po' da. Oggi ci si riscopre da cattolico a tibetano. A lei non risulta che fosse Bramanti di centrosinistra. Ci sono tante... A lei risulta uomo sempre di centrodestra, storicamente di centrodestra. No, storicamente. No. Ah no, ecco, no, ecco, punto. Sì. E quanto sostenevo io, che sono intercambiabili. Purtroppo c'è questa liquefazione dei partiti, per cui si perdono di vista gli uomini storici, i militanti dei partiti, che non esistono quasi più, peraltro, ma anche importanti pezzi del centrodestra come Trischitta, Emilia Barrile, lo stesso Peppuccio Santalco. Lei non voterebbe un candidato del PD? Alte qualità. Lei non voterebbe un eventuale candidato del PD, no? No, io per non dire centrosinistra. Neanche per le primarie. Candidato del PD, sì, neanche sì. Per le primarie, assolutamente. Sì, sì, sì.
io faccio parte della direzione nazionale di Sinistra Italiana. Siccome io conosco la sua storia politica, io non ho mai aderito al PD. Questo non sarebbe stato meglio i Democratici di Sinistra. Io sono stato, la mia ultima tessera è stata i Democratici di Sinistra, dopodiché quella di Sinistra Italiana. Non sarebbe stato meglio fare un candidato unico centro-sinistra con Cambiamo Messina dal Basso per essere più con accorrenti, ma io penso che il dialogo per esempio con Liberi Uguali, con Articolo 1 potrebbe andare in questa direzione, ma purtroppo si stanno orientando diversamente, per cui c'è un po' Articolo 1 si sta muovendo come un'aquila a due teste, da un lato guarda con grande criticità un'alleanza col PD a livello nazionale, d'altronde Articolo 1 nasce da una scissione del PD e a livello cittadino stanno tentando una coalizione col PD, sarebbe più naturale che si convergesse, come ha fatto Sinistra Italiana, a una esperienza di civismo civico che in questo momento potrebbe veramente dare un'impronta diversa a un, scusami Giuppi, soltanto un momento e poi un'impronta diversa a una città dove si stanno ricostituendo gruppi di potere che passano sulla testa anche di rappresentanti degli stessi partiti che rappresentano questi gruppi, perché il caso di Trischitta, il caso di Emilia Barrile, Daniele Zuccarello, lo stesso Calabrò, sono emblematici di come le scelte passano solo sopra la loro testa. Lei parlava di corrente accademica, io non penso che l'avvocato siracusano faccia parte della corrente accademica cosiddetta. Ha un'altra storia, un'altra provenienza, altre qualità, penso che questa cosa l'abbiano la corrente accademica, che avrà un peso decisivo nella vita del Partito Democratico per i prossimi anni, purtroppo, pur avendo, diciamo, essendo rappresentazione di un ceto politico di potere e non di un ceto politico storico che proviene da esperienze, da vissuto all'interno del partito. Navarra poteva essere tranquillamente il candidato del centrodestra come del centrosinistra, lo stesso Franco De Domenico, non hanno una storia di sinistra, è stata solo una scelta determinata da opportunismo politico, se questo me lo passate, perché è così, c'è un vuoto all'interno del PD lasciato da Francantonio Genovese, se lo sono preso a piene mani con la componente accademica e utilizzando l'università. E questa è una cosa vergognosa, perché lo stesso fatto che centinaia di professori universitari si siano iscritti al PD dall'oggi al domani è un fatto emblematico di un opportunismo politico che questa città deve assolutamente rifiutare. Vuoi dire qualcosa? Sì, prego, si lo usano. Evidentemente forse l'amico Maurizio sconta il difetto di discussione interna di Cambiamo Messina dal Basso e quindi mette bocca sulle vicende di altri partiti e di altri schieramenti, perché parla non sapendo evidentemente come stanno le cose. Innanzitutto noi riteniamo che la prospettiva a livello nazionale e locale sia quella del centrosinistra. In queste elezioni abbiamo l'esempio del Lazio, lo stesso giorno si vota per le regionali e per le politiche. Una coalizione di centrosinistra che offre un progetto riformista vince le elezioni, le stesse persone votano invece per un altro schieramento alle politiche. E allora questo lascia il segno comunque che dove c'è un progetto a nostro avviso riformista che si rifà ai valori della socialdemocrazia ha un campo di azione. Avete cercato anche Corinto? Ha un campo di azione. No, aspetta, io rispondo anche al fatto che non esiste, non mi risulta che ci siano centinaia di docenti universitari che siano iscritti al partito, ma si tratta soltanto di una piccola parte.
come ho detto prima, il partito si è aperto, ci sono anche altre categorie, il mondo dell'associazione. Non erano molto pochi comunque. Non stiamo parlando di quel numero, io sono felice peraltro se i professionisti si avvicinano al partito, se i docenti universitari, cioè il mondo accademico, il mondo che esprime l'eccellenza di questa città, si decide di fare politica, è quell'invito che è l'auspicio che aveva prima il consigliere Santalco, è il momento in cui tutti in questa città iniziamo a sporcarci le mani e decidiamo di occuparci della cosa pubblica, per cui è il momento in cui si coinvolgano gli organi, però con la mediazione dei partiti. Io ritengo che sia indispensabile anche questo strumento per la formazione della classe politica, perché è questo che è mancato in questi anni, la selezione della classe politica in questa città. Bene, adesso vediamo un'intervista, abbiamo intervistato Gabriele Siracusano di Leu, che ci parla un po' di questa identità del centro-sinistra persa, vediamo. Ritiene che Liberi Uguali debba appoggiare un candidato del PD? Ma noi riteniamo intanto di andare a incontrarci con il Partito Democratico in un ambito di un centrosinistra che ovviamente deve ripartire da queste ultime elezioni politiche per costruire una proposta che sia una proposta che riesca a recuperare quello che si è perso e a dare alla città un sindaco, una giunta, un'amministrazione all'altezza delle difficoltà attuali e del momento che stiamo vivendo. Quindi andremo e ci sederemo accanto e assieme al PD. Ritiene che siano giuste le primarie e voi candiderete un vostro candidato alle primarie? Ma questo lo deve decidere il Partito Democratico, perché le primarie sono, come dire, uno strumento che il Partito Democratico abitualmente ha utilizzato. Credo che siamo un po' in ritardo rispetto alla scadenza delle amministrative, ma questo andrà valutato tutti assieme. Nello schieramento di sinistra c'è anche Accorinti candidato. Molti ancora daranno la fiducia ad Accorinti. Accorinti ha amministrato per 5 anni questa città assieme alla sua giunta e ritiene giusto, e forse lo è anche, presentarsi all'elettorato per avere dall'elettorato un giudizio che esprimerà attraverso il voto. E quindi credo che la candidatura di Renato Accorinti, come dire, stia nelle cose. Credo che il centro-sinistra debba cambiare prospettiva, debba ribaltare quello che era stato fino adesso il centro-sinistra su uno schema nuovo che bisognerà avere la forza e il coraggio di immaginare, perché lo schema che è alle nostre spalle ha dimostrato la debolezza del centro-sinistra, della sinistra, e su quello noi dobbiamo fare un approfondimento il più possibile approfondito, appunto, il più possibile vada a guardare le ragioni di questa sconfitta, che sono ragioni profonde che non vanno sottovalutate, ma la sinistra secondo me può dare risposte ancora più efficaci di quello che oggi i partiti, che le coalizioni che hanno vinto le elezioni politiche non riescono a dare. Lo vediamo infatti in queste prime fasi del Parlamento, della costituzione di un governo, che non si riesce a fare. Quindi io credo che il centrosinistra abbia un ruolo ancora più importante, perché ha una responsabilità, quella di ridare al Paese una forza politica che sappia dare le risposte che ieri non ha saputo dare, e da quello bisognerà ripartire. Santalco, lei è vicino a Genovese, ma lei ritiene una cosa giusta che Genovese ancora muova le fila nel centrodestra? E poi Bramanti forse dovrebbe fare qualche passo indietro in questo momento sulle scelte sulla sanità? Ma io non ci sto su questa questione di Genovese e Bramanti, io sono interessato più ad affrontare tematiche del comune e della città. Io in questo momento ho una grande preoccupazione e responsabilità. Ho la sensazione che da parte di tutti, forse tranne alcune forze politiche, ci sia la caccia all'oro, la caccia all'Eldorado. Bisogna stare molto attenti, il comune è in grande difficoltà. Chi andrà a gestire la macchina comunale deve sapere a che cosa va incontro. Va incontro a una stagione molto difficile, noi ancora non abbiamo bilancio, non abbiamo consuntivo. Nell'ultima commissione l'ingegnere Costanzo dichiarava che non ci sono le risorse per coprire le buche. È una situazione in questo momento molto, ma molto difficile. Per cui bisogna avere questi candidati, visto che comunque... Non lo so, guardi, io non ci sto a questa... Io dico una cosa, ringrazio l'onestà mentale del collega Arella, quando diceva, io forse potevo alzare il dito e dire, per la mia esperienza
mi potrei anche proporre come candidato sindaco, non lo faccio, non l'ho fatto, né lo farò, perché so che non ci sono i presupposti politicamente per comporre una squadra di livello. Oggi la città, per andare avanti, tutti parlano, i nostri figli non devono partire, bla bla bla, sono ormai frasi fatte. Bisogna capire che per ripartire occorre mettere mano a un programma serio di sviluppo della città. E il programma serio non lo possiamo fare con i fichi secchi, perché oggi la Corte dei Conti ci sta sul collo, i colleghi lo sanno che noi dobbiamo andare ad approvare una delibera dove la Corte dei Conti impone tutta una serie di interventi. E allora, quando io parlo di sviluppo, dico che dobbiamo portare risorse extra bilancio alla città. Devono arrivare risorse per quanto riguarda la ZES, che potrebbe essere un momento di sviluppo per l'economia cittadina. Dobbiamo portare risorse per le infrastrutture, dobbiamo interloquire con lo Stato. Oggi, e parlo di Forza Italia, noi abbiamo dei deputati. Ecco, Matilde Siracusano e Nino Germanà sono deputati di Forza Italia, c'è la Papateo, senatrice di Forza Italia, ci sono i deputati della Lega. Il nostro compito è quello di far capire ai deputati che devono in questa campagna elettorale essere a fianco a noi, perché devono conoscere i problemi della città e farsene carico a livello nazionale. Quindi io dico un richiamo all'assunzione di responsabilità. Oggi forse l'unico che sta un po' entrando nel merito dei problemi della città, forse perché è partito un po' prima, è Cateno De Luca. Pippo Trischitta, con il bene che gli voglio e gliel'ho detto, non può continuare a fare una campagna elettorale, ha presentato anche il suo programma, ma dobbiamo parlare di programmi, dobbiamo dire cosa vogliamo, quali sono le persone al posto giusto. Oggi il comune non ha un ragioniere generale, ha un direttore che fa tutto, mancano i dirigenti. I colleghi sanno, perché lo viviamo giornalmente, le grandi difficoltà che ci abbiamo. Quindi io richiamo al senso di responsabilità. Non abbiamo bisogno di tutti questi candidati a sindaco. C'è la libertà, per carità. Ma fuga in avanti, in questo momento non deve fare nessuno se veramente si vuole il bene per la città. Oppure non vorrei che qualcuno si vuole candidare al sindaco per altre prebende. Questo lo dicono anche i bravanti. A me non lo so, non mi interessa, non voglio entrare nel merito delle questioni. Io dico che il momento è difficile. La città ha tutta una serie di bisogni, dobbiamo dare risposte. Noi non sappiamo come funzionerà Messina Servizi, è una nuova società nel settore dei rifiuti. L'AMAM come reagirà? L'AMAM, l'ATM, dove devo dire è stato avviato un percorso virtuoso, ne devo dare atto di questo, deve continuare a migliorare, bisogna portare avanti. Io non sono per buttare l'acqua e il bambino, attenzione, perché nella giunta a Corinti qualcosa è stato fatto. Chi andrà dopo dovrà anche ripartire da quei progetti che sono stati fatti. In altri ci sono stati rallentamenti, ma la situazione senza un risanamento finanziario, i colleghi lo sanno, noi non andremo da nessuna parte. Ci potrà essere il Nembo Kid di turno che arriva al comune di centrodestra o di centrosinistra, ma se non avrà le idee chiare di come prendere il toro per le corna e affrontare i temi del bilancio, tutti i debiti che abbiamo, il piano di riequilibrio, avviare le transazioni, se non si risolve il problema del piano di riequilibrio e la Corte dei Conti e la commissione ministeriale e non ci dà il parere favorevole, noi, Giuppi, tu lo sai, non andremo da nessuna parte. Ma scusi, scusate io intervengo sui temi concreti. Santacco, però posso dire, anche le candidature sono temi concreti. Dico, Genovese, no? Che lei è così competente, lo sappiamo, da molti anni in politica, perché non ha scelto lei? Perché non ha scelto la Barile, comunque sul territorio da tanti anni? Non è compito solo di Genovese scegliere i candidati, è compito dell'intera coalizione, bisogna guardare. Per appuntare sicuramente su Bramanti. Individuare una persona quale Bramanti, che probabilmente ha le qualità dal punto di vista imprenditoriale, conoscenza un po' di alcuni settori strategici per la città, perché uno dei settori che ha abbandonato a Corinti è stato proprio quello della sanità. Però su questo Bramanti non dovrebbe parlare, perché ha dei conflitti un po'. È il maggiore responsabile della sanità, perché governa il distretto sociosanitario. E allora mi richiamo a tutti, veramente, in maniera quasi ecumenica, come si suol dire, per la mia
non ho tema di dirlo, io dentro sono democristiano. Che significa essere democristiano? Significa parlare con tutti, dialogare, trovare le soluzioni, avere, non creare steccati. Io oggi discuterei anche con una parte del centro-sinistra per il bene della città, se il centro-sinistra all'interno nel senso civico può dare un contributo in alcuni settori. Sono finiti gli steccati, finiamola di dirlo che c'è solo il centro, c'è una parte della città che si deve ritrovare. Siracusano, l'altro Siracusano nell'intervista parlava appunto di questa identità nuova che si deve cercare all'interno del centro-sinistra, dicendo appunto, facendo anche un mea culpa in generale per quelle, per le ultime sconfitte. Ecco, cosa si deve fare per far rinascere questo centro-sinistra? Sappiamo ultimamente è andato male sia alla regione che a livello nazionale. Beh, io, diciamo, i problemi del centro-sinistra sono tanti. A livello nazionale sicuramente abbiamo pagato alcune scelte politiche che probabilmente non siamo stati bravi a farle capire, non abbiamo soprattutto avuto capacità di penetrazione in quei nuovi settori che spesso che noi non eravamo in grado di leggere e che volevamo aiutare. Penso al Job Act, penso alla buona scuola, sono state delle riforme che non sono state capite e che probabilmente non hanno centrato l'obiettivo. Mi fa piacere, scusa, intervengo, che avete ribadito e vi fa onore che i fondi del master plan sono targati governo. Qualcuno oggi cavalca questo settore, ma devo dire è merito di tutta la deputazione messinese e del governo Renzi, queste cose vanno anche dette, e di Gentiloni, soprattutto negli ultimi due anni, che ha destinato dei fondi sul master plan. Quindi sai, oggi è facile salire sul carro dei vincitori, quindi mi fa piacere che voi come consigliere comunale avete sottolineato alcune cose aggiungo anche che l'azione dell'amministrazione a Corinti, e questo è un dato di fatto, c'è la storia che lo dice, venuto qua De Vincenti, non era stata in grado di drenare queste risorse, c'era un rischio, e c'era un rischio serio, alla provincia, c'era un rischio serio di perdere queste risorse. Pertanto questo è un merito del governo di centrosinistra, come tante altre iniziative positive. Poi quando si perde le elezioni è ovvio che si perde e si ha torto. E quindi prima la cosa più importante è fare un'analisi seria del risultato elettorale e comprendere perché si è perso. A Messina il dato è un dato numerico diverso, un dato elettorale si è perso, però si è ottenuto un risultato che rispetto al dato nazionale è un dato in controtendenza. C'è un partito che sta rinascendo, un partito che è vivo, è un partito che è plurale. Io sono totalmente in disaccordo con quello che ha detto il collega Rella. Io mi rendo conto che lui fa parte di un'amministrazione che è in grossa difficoltà politica. Però visto che il PD l'ha appoggiato anche in alcune fasi a Corinti, voi interlocutore non lo volete, cioè non avete neanche preso in considerazione il fatto di appoggiare a Corinti, per esempio, oppure di metterlo tra i candidati? Il Partito Democratico in Consiglio Comunale, e io parlo innanzitutto per la breve esperienza, perché io sono in Consiglio Comunale da un paio di mesi, e ho votato alcuni atti. Atti di natura economica, è semplicistico dire avete votato gli atti rispetto ai quali poi andavate a casa. Non è così, perché noi non eravamo tenuti a votare il bilancio consolidato. Io ho votato il bilancio consolidato perché ha consentito ad esempio di poter assumere i 40 vigili, che se no non sarebbe stato possibile. Ho votato la variazione di bilancio del 30 novembre non era un atto che in caso di bocciatura avrebbe comportato che il Consiglio Comunale andasse a casa, ma siccome è stata fatta, sono stati fatti degli emendamenti che io ho ritenuto conducenti, ho deciso di votarla. Il nostro orientamento in Consiglio Comunale è stato sempre volto a quello che ritenevamo, a torto o a ragione, questo saranno poi i cittadini a deciderlo, di votare atti che fossero a nostro avviso utili per la città. Ciò non riguarda a Corinti o non a Corinti,
Cioè, da questo punto di vista non ci interessava se poi questo atto fosse stato utile per la giunta a Corinti. Noi dobbiamo rappresentare gli interessi della città e fare cose che sono utili per la città. Poi capitano circostanze in cui, ad esempio, il giornalista ci domanda o ci dice che abbiamo sostenuto la giunta a Corinti. È utile in occasioni come queste spiegare ai cittadini che vi sono tanti atti finanziari utili della città che sono passati grazie al voto responsabile dei consiglieri del Partito Democratico. Verdiglione, sono tanti i candidati antisistema, Trischitta, abbiamo De Luca, Sciacca. Dico, qualora non fosse indicato per voi il candidato a sindaco, voi potreste appoggiare uno di questi candidati, oppure se Salvini facesse l'accordo a livello nazionale con Di Maio, potreste appoggiare Sciacca, per esempio, dei 5 Stelle? Guardi, io in questo momento non posso rivelare quali sono le tattiche. C'è un segreto d'ufficio? C'è un segreto d'ufficio. Onde per cui stiamo a vedere cosa succede a livello nazionale per poi decidere sul territorio come comportarsi. La domanda è pertinente. Sì, l'avevo capita, Sì. Quindi in questo momento stiamo a guardare. Ma come vedrebbe? Parleremo. Chi vedrebbe naturalmente leader a livello nazionale e soprattutto un accordo con il Movimento 5 Stelle è possibile secondo lei? Allora, sono due giovani, sia Matteo Salvini che Di Maio, quindi si potrebbero incontrare, però politicamente sono diametralmente all'opposto, quindi chi è contro una scelta scellerata di accoglienza e chi è a favore dell'accoglienza e dello Ius Soli. Noi siamo contro lo Ius Soli, mentre il Movimento 5 Stelle è a favore. Quindi ci sono delle cose che non vanno di pari passo, cioè non sposano la stessa idea e lo stesso rapporto. Vorrei dire, per quanto riguarda l'aver fatto a Messina determinati lavori, ho portato a termine determinati progetti per il bene della città, io mi rendo conto che ad ogni elezione chiunque viene intervistato dice di aver fatto qualcosa per questa città, solamente che siccome io vivo la città, cammino a piedi in questa città, io, come dice il dottore Santalco, pur essendo una donna di destra, io vivo e parlo con la gente e mi rendo conto che la gente si lamenta che in questa città non viene fatto niente da anni ormai, non solamente dell'amministrazione di Accorinti, ma anche precedentemente. Quindi c'è una storia atavica che si porta dietro di un disinteresse. Noi ci siamo come movimento Lega, ci siamo occupati, giusto per tornare al problema sanitario, dove in questa città, come diceva il dottore Santalco, a Corinti ha tralasciato un po' il problema sanitario. Non dimentichiamoci il problema del 118, dove noi abbiamo portato avanti insieme al direttivo locale della Lega la problematica del 118, delle ambulanze del 118. I punti sul territorio che mancano, la scarsenza di posti del Papardo che sono stati diminuiti, il pronto soccorso del Piemonte pediatrico chiuso. Cioè, io vorrei chiedere chi è il colpevole di tutto ciò? Rella, Corinti quindi si ricandida, ma questo spirito rivoluzionario iniziale c'è ancora in questo movimento e soprattutto, diciamo, cambierete qualcosa, perché comunque non tutti sono soddisfatti di questa giunta anche all'interno del movimento? Io, ci sono delle trattative in corso anche da questo punto di vista per cambiare un po' l'orientamento del movimento? Io credo che 5 anni di amministrazione abbiano dato la possibilità alla giunta, al sindaco di maturare una... Questo non glielo consento, perché noi non facciamo i fatti propri, queste sono prerogative semmai che fate voi nella Lega. Assolutamente, eleggendo un deputato che è stato in tutti i partiti dell'arco costituzionale. Io parlo per me, credo. Ma lei ha accettato queste condizioni e le subisce e non ha nessuna voce in capitolo. Ma chi è questo deputato che sta dicendo? L'onorevole Lomonte, il pluri candidato di tutti i partiti, tutti gli schieramenti, là dove c'è più opportunità di essere eletti, perché non si candidava lei, si faceva eleggere lei alla Questo Camera. Lo sappiamo, se non si voleva candidare, non lo possiamo dire. Questo è il discorso, per cui non le consento di dire che questa amministrazione abbia fatto i fatti propri, perché
proprio tutte le colpe si possono dare a questa amministrazione, ma che si sia fatto i fatti propri, proprio questo lo smentisco nella maniera più assoluta. Ma che progetti, lei che ne sa di quello che ha fatto questa amministrazione? Come la segue la politica in città? Va in giro per la strada e guarda i fossi, ma lei lo sa il disastro economico, il disastro economico che questa amministrazione ha ereditato? E non ultimo anche il danno che è stato apportato a questa amministrazione, al futuro della città, per esempio con la bocciatura della rimodulazione del piano di riequilibrio a 20 anni, va bene? Per un errore di miopia e di insipienza da parte di chi ha votato contro la rimodulazione del piano di riequilibrio, una cosa veramente abominevole, che la città dovrebbe assolutamente ribellarsi e criticare fortemente, non concedendo il voto a un centrodestra che ha consentito una cosa di questo genere, perché questo è il risultato. Anzi, qua devo dare atto che il Partito Democratico, come anche in altre questioni, ha dato un senso di maturità e di responsabilità. Però come voi non voluto adattare? Sì, però è stato alcuni atti irresponsabili, io li riconosco, e anche sul piano del welfare, per esempio, e su alcune problematiche, su alcune tematiche, io ribadisco la mia vicinanza ad alcune politiche del PD. Dopodiché, purtroppo, il PD è stato devastato dall'esperienza renziana. Il problema della città e delle amministrazioni, soprattutto quelle più deboli del sud, è da spiegare con le politiche economiche che ha sposato il governo Renzi, le politiche della banca, le politiche economiche europea, le politiche economiche con, del governo PD sono quelle che ci hanno con le politiche di austerità. Purtroppo, l'ha fatta il governo Gentiloni, si devono riproporre le condizioni per avviare un piano B della comunità europea, perché noi paghiamo le spese, le conseguenze delle politiche di austerità della Merkel. E purtroppo è il cavallo di battaglia io incomincerei a parlare anche di sovranismo economico, di un euro diverso, non dell'uscita dall'euro, che la sinistra deve incominciare a considerare, perché è la battaglia che abbiamo purtroppo ceduto a Salvini e che ha costituito la sua, però, diciamo, il suo successo della Merkel, elettorale. Finché la sinistra non si renderà conto che bisogna mettere mano a una comunità europea diversa, diversa. Con presupposti un passo avanti. Va bene, Merkel, io ho chiesto, diversa. Ma a Corinzi ha sempre lo stesso prima spirito rivoluzionario? Secondo lei, quando si è seduto sulla sedia, ha mantenuto quello spirito rivoluzionario che aveva annunciato nel 2013 oppure no? L'esperienza di civismo civico dell'amministrazione e di Accorinti ha controvertito le logiche di potere clientelare che erano alla base di tutte le amministrazioni precedenti, e noi, penso, con la proposta, con la riproposizione della sindacatura Accorinti, sosterremo questo cambiamento, lo rimarcheremo e credo che si vedranno i risultati con una sua elezione. Mi auspico un'elezione con questa nuova legge elettorale che gli darà la condizione di poter operare con una maggioranza in consiglio comunale. E i messinesi scapperanno. Perché governare con 4 consiglieri comunali è una cosa difficilissima. E i messinesi scapperanno. Adesso abbiamo un'intervista a Paolo Tovaro di Sinistra Italiana, il quale conferma il suo appoggio a Renato Accorinti. Grazie, regia. Lei a chi appoggerà alle prossime amministrative? Alle prossime amministrative noi, coerentemente con quanto fatto già alle ultime regionali del 2017, noi appoggeremo il sindaco uscente Renato Accorinti. Noi facciamo questo passo proprio coerentemente come abbiamo fatto con la lista 100 passi, come dicevo prima, perché con
con tutto il noi possiamo solo discutere in quel progetto per ricostruire la sinistra, quindi andare insieme come stavamo già alle regionali, nell'area del centro-sinistra formata, nell'area di sinistra formata da movimenti e associazioni. Quindi ritiene che ancora a Corinti sia una candidatura valida? A Corinti è una candidatura valida con tutti i pro e i contro che si possono mettere in campo. Ci sono state alcune cose positive fatte dal sindaco a Corinti, come la Messina Servizi, l'ATM, e alcune cose che non sono state portate a termine. Probabilmente questo ci darà forza per poter nei prossimi 5 anni cercare di dare più stimolo al sindaco a Corinti per fare alcune cose che non ha fatto ora. Ci sono le soluzioni che una prossima amministrazione potrà attuare nell'ambito sanitario? Nell'ambito sanitario il sindaco della città deve occuparsi di più dei problemi sanitari della città, soprattutto alla luce di quello che apprendiamo sempre tutti i giorni dalla stampa e da movimenti regionali che accadono, con chiusure di ospedali vari, apriamo, spostiamo posti letto e via dicendo. Ci vuole una programmazione seria per questa città. Noi per esempio non siamo d'accordo sulla chiusura dell'ospedale Papardo. L'ospedale Papardo deve restare un altro centro di eccellenza nella zona nord, come per quanto riguarda la zona sud resta, ci abbiamo il policlinico. Vanno potenziati alcuni servizi, ma a partire dalla vera esigenza che c'è nel territorio. I posti letto non vanno distribuiti così a caso, i posti letto vanno distribuiti seriamente in base a quello che viene dalle patologie che vengono dal territorio e non in funzione del primario amico dell'onorevole Tizio o dell'onorevole Caio. Sant'Alco, molti parlando di Corinti dicono che poi lui ha avuto più che altro un ruolo di testimonial che sono stati gli altri, diciamo, a portare avanti l'azione politica. Non è che succederà lo stesso anche con Bramanti? Brevemente, per favore, perché siamo... No, penso di no, perché Bramanti, come dicevo prima, mi auguro che avrà la capacità di sapersi attornare da una squadra di governo valida, faccia un programma che tenga in considerazione tutti i bisogni della città, del centro della città, delle periferie, valorizzi il ruolo turistico di prospettiva, incrementi il lavoro, ma quello per cui io sono fiducioso, i cittadini lo devono sapere. Vi immaginate voi nuovamente a Corinti con un governo di centrodestra? E allora il miglior viatico è che questa città con un governo di centrodestra abbia la capacità di interloquire direttamente con la regione, quindi con il presidente Musumeci e con un presidente del Consiglio sicuramente del centrodestra. Io ritengo che lo stesso Salvini, la stessa Lega, Forza Italia ormai abbiano il pieno titolo per poter rivendicare una funzione di governo nazionale e quindi il candidato sindaco avrà tutte le porte aperte in un momento in cui la città ha bisogno di risorse economiche. Siracusano, per quanto riguarda appunto il ruolo che voi avete appunto all'interno del PD, lei ha detto che qualsiasi candidato va bene, ma voi appoggereste anche per esempio Calabrò o Quero? Certo, Calabrò e Quero sono dei validissimi esponenti del Partito Democratico. Francesco Quero ha dimostrato di amministrato bene per 10 anni il quarto quartiere. Felice Calabrò è stato capogruppo del Partito Democratico per 5 anni in Consiglio Comunale, è stato il nostro candidato sindaco e sono sicuro che avrebbe amministrato bene questa città. Il nome che uscirà da questa discussione il Partito Democratico ha una classe dirigente diffusa. Io mi auguro che, se ho un auspicio, l'auspicio che ho io è che il candidato a sindaco del centro-sinistra sia un soggetto che abbia un'esperienza amministrativa, che sia in grado di provenire sia dalla società civile, quindi sia in grado di intercettare la società civile, ma che abbia anche fatto politica e abbia amministrato. Verdiglione, secondo lei a Corinti, vedevo che quando parlava Rella non era d'accordo, ha mantenuto la sua ambizione rivoluzionaria oppure no, quando si è seduto la sedia di Palazzo Zarco? No, allora, lui il rivoluzionario lo faceva quando andava in bicicletta oppure saliva sul pilone di Faro. Una volta seduto anche lui in una poltrona istituzionale si è conformato a quelle che sono le logiche della poltrona. Quindi ha fatto ciò che l'assessore a destra, l'assessore a manca gli suggeriva, senza pensare se tutto ciò venisse fatto a favore del messinese o contro il messinese, e ne vediamo i risultati.
Lella ha fatto il ruolo di testimone alla Corinthia oppure concretamente ha fatto delle azioni politiche concrete? Soprattutto Bramanti farà la stessa fine che dicono di Accorinti, cioè il ruolo di testimonial? No, io penso che Accorinti rappresenti una possibilità di cambiamento che ha espresso questa città nel 2013 e che ancora è forte, perché c'è una grande sfiducia nei partiti tradizionali. Lui concretamente tradizionali hanno deluso le aspettative della gente, non sono più presenti nei territori, anche le candidature del centrodestra, per esempio, del centrosinistra, le decidono i vertici, perché Matilde Siracusano, la Papateo, insomma, chi rappresentano a Messina, quale film hanno fatto a Messina. Credo che assolutamente si possa garantire un processo di cambiamento che è desiderato dalla città e ancora avrà il suo peso, nonostante la presenza dei 5 Stelle, la presenza di De Luca. Non abbiamo parlato di questi candidati, abbiamo parlato di questi schieramenti, ma credo che distoglieranno molto dal voto tradizionale e consentiranno di andare Renato Accorinti al ballottaggio. E questo per cui noi lotteremo. Perché tutto ciò non accada, sia sereno. Grazie a voi per essere stati qui con noi. Naturalmente diamo già la campagna elettorale in atto. Ci vedremo anche altre volte. Grazie. E alla prossima. Grazie. Come di consueto passiamo alla parte culturale della nostra trasmissione. Questa sera abbiamo il piacere di riavere con noi l'artista Alex Caminiti, artista eclettico che passa dal figurativo all'informale con molta semplicità e con molta facilità, e adesso in questo momento addirittura ha un tipo di arte che è un tipo di arte provocatoria. Alex, spiegaci un attimo in che cosa consiste quest'arte dove tu denunci, fai qualcosa, insomma, attraverso appunto il tuo modo di esprimerti. Salve, buonasera, grazie di avermi invitato nuovamente, siamo visti un bel po' di anni fa. Provocazione nasce appunto dal semplice fatto di fare arte, perché comunque vi lascio immaginare che l'ultima mostra fatta in Cina era proprio di rottura, quindi erano tutti artisti stranieri e come ben sapete in Cina, anche se loro non lo fanno intravedere, ma è una dittatura velata, quindi già fare arte lì è provocazione. Per quanto riguarda Messina, se parliamo di Messina... Ma tu nella mostra in Cina hai utilizzato delle tematiche particolari? Magari hai messo dietro qualche argomentazione un po' particolare? Hai fatto qualche denuncia? In questo momento sto facendo girare un linguaggio che io chiamo orbitali. Orbitali non sono altro che quelle molecole che si muovono, si scontano e poi creano appunto la cellula, no? Quello di cui siamo fatti. E anche lì ho portato questo tema. È un tema molto che abbraccia tutto, quindi in questo momento dico, mi fermo su questo. Adesso prossimamente sarò a Curitiba, in Brasile, sempre con l'ambasciata italiana, e andrò a fare in pratica in un museo molto importante un'installazione che poi il prossimo anno sarà presentata alla Biennale sempre di Curitiba. So che tu sei conosciuto già in tutto il mondo e hai avuto curatori delle tue mostre di rilevanza come Zichighi ed altri. Ci vuoi parlare appunto di questo girovagare per il mondo? Chi non lo conosce? Sì. Zichighi mi ha selezionato per una mostra molto importante di cui appunto lui è il curatore e si parlava appunto di matematica. Io mi è stato dato il compito, perché dava lui i compiti a tutti gli artisti contemporanei, di realizzare un'opera antica, del Rinascimento. Io ho scelto il Tondo Doni di Michelangelo e riportarlo ai nostri giorni. Poi hai avuto anche altri personaggi illustri, ce ne vuoi parlare? Ma guardi, la persona che più mi sta a cuore in questo momento è Lea Mattarella, la critica che mi presentò in un museo molto importante a Roma, al Museo di San Salvatore il Lauro, che è venuto a mancare qualche mese fa.
era, tra l'altro è la nipote del Presidente della Repubblica. So che tra l'altro sei stato presentato in una personale anche da Vittorio Sgarbi, ce ne vuoi parlare? Sì, Vittorio Sgarbi, con Vittorio Sgarbi ci siamo incontrati tante volte, perché comunque lui è nel mondo, diciamo, nel mondo dell'arte contemporanea in Italia ormai. So che tra l'altro ha apprezzato molto le tue opere. Sì, la fa da padrona, quindi. Nonostante lui non sia molto propenso verso l'arte informale, ma è più verso l'arte accademica, figurativa. Ma lui è un genio, perché comunque sfrutta l'arte contemporanea, proprio la sfrutta in tutti i suoi sensi, per poi comprare arte classica. Quindi fa il suo lavoro, lo fa bene, quindi, e poi lo conoscete tutti. Tu hai avuto un passaggio, sei passato chiaramente come tutti o quasi tutti gli artisti da un'arte, diciamo, figurativa, accademica, e poi piano piano ti sei spostato verso l'informale e adesso il concettuale, diciamo. Sì, io lavoro su diversi fronti, appunto sono molto poliedrico, nel senso che non mi fermo, io posso fare figurazione anche oggi, però mancano le commesse, se ci fosse una commessa importante io riesco a fare figurazione. Se state a Sant'Antonio avrete visto sicuramente la palla d'altare che ho fatto lì, quindi non mi precludo nulla. Tra l'altro, come tu mi insegni, gli artisti sono sempre e comunque alla ricerca per tutta la vita di un qualcosa di personalizzato. Sì, beh, io sono un po' contrario, infatti abbiamo avuto diversi scontri a Milano diciamo, nella stanza dei Bottoni dell'arte contemporanea, dove mi sono scontrato con gente veramente importante, e quindi credo che là già mi abbiano chiuso un po' di porte. No, perché loro dicevano appunto che un artista deve fare sempre le stesse cose, come ad esempio il taglio di Fontana, sempre tagli, oppure quello che faceva sempre estroflessioni. No, anche Fontana, ecco, non è per esempio, così. Dobbiamo dare una risposta, hai perfettamente ragione, a quei critici d'arte che dicono Fontana faceva che anche Fontana è conosciuto per il taglio della tela, perché Fontana nella sua ricerca cercava la tridimensionalità. Certo. E lui nella tridimensionalità ha avuto il periodo dei tagli, ma non è che ha fatto bravissimo, solo quello. Ma non solo questo, e lui ha presentato un progetto importantissimo, faraonico, per il Duomo di Milano, che è stato respinto. Ed erano in pratica, mi pare che era la quinta porta del Duomo, dove lui ha fatto delle figure che si muovevano dentro lo spazio, e quindi non è più concettuale o informale, era proprio figurazione, diciamo, velata, però era figurazione. Ecco. Ad esempio, rimanendo sempre nel tema del concettuale, anche Mario Sidomi, che è un grande artista che ha vissuto gli anni praticamente del fascismo, era conosciuto per la figurazione esasperata. Ma tutto inizia perché lui voleva mettere i lavoratori in primo piano, e quindi lo sforzo delle mani e dei piedi gonfi dei lavoratori. Certo. E da lì nasce tutta la figurazione esasperata di Sidoni. E Mario Sidoni viene conosciuto per quello, perché magari la parte figurativa classica viene meno messa in risalto. Sidoni è un mostro sacro, tra l'altro. È un grande maestro. No, le cose che mi hanno affascinato più di lui in una grande mostra sono state, i disegni dove lui li faceva sulle tessere per il pane, no? Quelle tessere venivano staccate per prendere il pane nella qualsiasi altro bene di consumo nel periodo, per esempio, della guerra. Ubaneca tessera, questo era. Esatto. E lui faceva i disegnini a sopra, quella è stata una cosa molto. Senti, tu hai fatto anche delle cose interessanti con delle aziende come la Ducati, la Mercedes, raccontaci questa esperienza, perché anche con loro... Con la Ducati ci siamo incontrati grazie a diversi manager che hanno in pratica incontrato il mio gusto, dove ancora l'azienda era italiana. Abbiamo progettato un carter della Ducati 821. Poi in quel momento abbiamo fatto diverse tappe, poi a Roma purtroppo ci siamo bloccati perché l'azienda poi venne venduta all'Audi e quindi diventa tedesca. Quindi sei entrato anche nel ruolo di designer in questo caso? Sì, mi sono improvvisato un po', stavolta e ho fatto il carter di questa 821, quello andò in porto, però poi il nostro progetto era proprio di produrre una serie limitata di queste moto, ma non c'è stato. E da lì sono iniziati anche i tuoi rapporti con altre case automobilistiche, motociclisti? Sì, abbiamo fatto anche la Smart, non so se avete le immagini, molto bella quella, è andata in porto e niente, con altre aziende. Adesso si sta pensando a un'azienda, non so se si può dire, comunque quella che fa le poltrone Frau. Ho già depositato il progetto, vediamo se viene accolto, perché sarebbe veramente un tassello molto importante. Progetti adesso nel tuo immediato futuro?
Guarda, ieri hanno inaugurato una mostra a Roma in una galleria molto importante e partecipavano solo artisti che hanno fatto il Sud America e io ero uno di quelli. Adesso fra un mese si inaugura Cattolica all'Acquario dove ci sono gli squali e poi farò Duomo di Milano, farò un'installazione lì e poi la cosa andrà in vigenza. C'è una domanda che mi sta a cuore che ti voglio fare, ma sì. In questo momento come sta andando dal punto di vista vendite l'arte contemporanea, l'arte moderna? Ma guarda, io credo che comunque è un bene di lusso, quindi chi se la può permettere è gente che sta bene e quindi come tutti sanno c'è questa grande crisi ha un po' spaccato in mezzo quella che era la media borghesia, no? Quindi ormai ci sono poveri e ricchi, non c'è più la via di mezzo. Fortunatamente chi lavora nel mio campo lavora con quelli che stanno bene, quindi io sopravvivo, ecco, non dico vivo perché vivo è una parola grandissima. Io sopravvivo e riesco a sbarcare il lunario. Ci sono dei galleristi che si occupano della tua produzione? No, i galleristi io non ne ho, io ho soltanto alcuni contatti, alcuni manager che lavorano in giro per il mondo, la Cina, in America, in Sud America è molto forte, in Nuova Zelanda ho dei contatti molto, molto importanti, sono interior design. E lì si lavora molto bene. E quindi sono loro che ti propongono ai vari galleristi? Loro tecnicamente fanno vedere il mio lavoro e poi il cliente sceglie se fare una parete, se fare un'installazione fuori nel giardino, nella villa. Poi sull'installazione ho fatto una bellissima installazione proprio all'interno del Cus Unime. Sì. Io penso che sia giusto perché è un artista di tale talento, famoso in tutto il mondo, che finalmente questa bellissima statua che raffigura Nibali, giusto? Sì, rappresenta la pinna diciamo centrale dello squalo. Venga inaugurata come si deve, perché effettivamente è stata questa donazione molto gentile da parte appunto di Alex che ci ha lavorato molto, è una bellissima installazione che non abbiamo visto perché è molto grande, però ancora deve essere inaugurata. Io ho fatto il progetto però chi si è occupato effettivamente della donazione, quella economica, perché costa un botto, sono 3 tonnellate di ferro, poi tutte le maestranze, è stato Straguzzi, l'ex presidente del Messina, lui è veramente, lo chiamano il capitano, ecco. Lui è stato veramente un uomo di cuore, un uomo di parola, come poche se ne trovano a Messina. E sarebbe bello far venire Nibali inaugurare, perché la figura Nibali è questo, un altro grande campione dello sport. Io nel 2014 feci una promessa a tutti i tifosi, eravamo al teatro, accanto a me c'era Vincenzo Nibali e dall'altra parte c'era l'attuale sindaco. E davanti a tutti appunto abbiamo preso questa parola, solo che un minuto dopo che è finito quell'evento dico sono rimasto da solo a fare questa cosa. E fortunatamente ho trovato Nino Micali, che è il presidente dell'Unime, che mi ha appoggiato e mi ha fatto posare la scultura lì al CUS. Questa è una provocazione, perché tecnicamente il comune non l'ha voluta, perché non l'ha voluta, e allora io ho dovuto cercare per forza, per mantenere la parola con i tifosi, di posarla come allora, che significa non l'ha voluta e a quale amministrazione facciamo riferimento? Questa amministrazione qui, perché cosa hanno fatto loro? Mi hanno rimpallato di assessorato in assessorato. Prima mi hanno mandato a quella alla cultura, e c'era Perna, si ricorda? Perna ha visto la scultura e ha detto bellissima, anzi, cioè, perché comunque parliamo di un professore calabrese che non viene dalla nostra città. Poi è successo che dalla cultura mi hanno rimpallato in un altro assessorato, non mi ricordo se era viabilità, se era decoro urbano, cose. Comunque lì si è perso nei meandri del comune. Allora mi hanno fatto perdere tantissimo tempo perché comunque c'erano i tempi prestabiliti, comunque sono passati 3 anni. E quindi ho incontrato Nino Micali e niente, la provocazione è stata posare comunque nella nostra terra. Quindi alla fine la prima idea era quella di metterla in una piazza di Messina, in una via di Messina. L'idea era di metterla nella rotatoria. Di donarla in questo caso, cioè parliamo di donazione, di donarla al comune di Messina, alla città di Messina. Non è stata presa in considerazione questa donazione, eccetera, e quindi poi è stata l'università che ha accolto benevolmente la sua proposta e l'ha inserita nella cittadella universitaria. Sarebbe giusto inaugurarla dargli il giusto risalto perché è una bellissima opera. Speriamo. Quindi facciamo un appello all'università affinché si prodighi per poter cercare di inaugurare questa importante scultura che l'artista Alex Caminiti ha donato alla università, in questo la caso la famiglia Straguzzi e anche Nino Micali, ecco, che è stato l'artefice. Sicuramente
prenderanno a cuore questa cosa, sono sicuro, questa cosa si farà sicuramente. Anche perché Vincenzo Nibali mi pare che ha vinto adesso la Milano-Sanremo, sì, cioè che è una cosa storica, ha fatto una cosa, ho 12 anni che non vincevo un italiano, infatti. Ma poi posso dire una cosa, ma quando succederà più che un messinese? Infatti è uno dei tanti messinesi illustri che ha dato a questa città un'immagine in positivo. Posso dire una cosa, secondo me è il più grande in assoluto dal punto di vista sportivo. Cioè anche Toni Cairoli, devo dire che vince Toni Cairoli, no? Campione di cross. Però dico, ci sono tanti, però vengono poco. Però non è di Messina. Lui è della provincia, è di Patti. E invece esatto, conosce messinesi. Ormai siamo entrati nel ruolo della città metropolitana, quindi abbiamo preso tutta Messina e provincia. Comunque, tanto complimenti per tutto quello che fai. Ce n'è un'altra scultura che non sa nessuna. Io l'avevo fatta proprio perché... non che passasse in secondo piano, ma perché comunque dico ci tenevo. Io ho fatto una scultura per i ragazzi disabili che fanno sport, perciò per i paralimpici, e nessuno ne sa niente. E questa scultura dove è sempre lì, è sempre all'università, ma è sempre messa in una piazzetta della città dell'università, una sorta di rotatoria, ecco. Anche quella è un po' prima, e quindi bisognerebbe inaugurare pure quest'altra. Io avevo pensato a Zanardi, per far scendere giù Zanardi, il grande campione paralimpico. Vediamo. Allora speriamo bene. Sarà importante sicuramente. Intanto grazie per tutto quello che tu hai fatto finora. Grazie a voi. Complimenti, in bocca al lupo per il tuo futuro. E so che tu sei giovane, quindi andrai sempre di bene in meglio. Posso fare venire la mia assistente? Sì, un salutino anche. Vieni amore, vieni qui. Qui c'è l'assistente. L'assistente di Alex, ecco, che è la bambina Ginevra, che è una figlia che è graziosissima. Ecco, saluta tutti i compagnetti. E salutiamo anche la mamma Lilli, che sì, conosciamo. Ciao. Okay. Bene, e alla prossima. E alla prossima. Grazie. E adesso Dulcis in fondo, passiamo all'angolo del poeta con il maestro Nino Sanfilippo. Prego maestro. Questa sera reciterò una poesia dal titolo La pace nel cuore. Voglio continuare a credere che non nasce coppia se non veramente innamorata, tanto che la ritengo benedetta da Dio e da madre natura. La coppia certamente incontra l'amore, ma spesso non riesce a trovare la pace, e cioè non riesce a ritrovarsi nella pace. Questa poesia nasce a causa degli attuali fatti di cronaca che riguardano il femminicidio, evento dolorosissimo, ed anch'io, sconvolto da questi efferati fatti, sento il bisogno di occuparmene. In un primo momento pensavo di scrivere in modo alquanto rabbioso, ad esempio con un perentorio «La donna non si tocca!». Ma la nobile arte della poesia mi condusse sulla via della pace, mettendo in primo piano un uomo buono, sano e corretto, al punto che per la separazione della sua amata trova la via della pace nel cuore. E adesso passiamo alla lettura della poesia. Donna stupenda ancor nel seno mio, parlami disinvolta e in modo chiaro. Toglimi dal pericolo, dal pendio, non darmi dell'altro calice amaro. Oggi so tutto, so la verità, quindi a parlarmene adesso t'invito. Esponi il tuo programma in lealtà, non nascondiamoci più dietro un dito. Conosco della tua latitanza, sfoga il tuo verbo in franchezza infinita. A ogni cosa dare in giusta importanza, facciamo d'essere amici per la vita. Non trattiamoci a vicenda da straccio, ad accondiscendenza adesso aspiro. Certo non è ben far nulla a casaccio, quindi per primo alla pace miro. Decisione ora prendiamo di petto, assennatezza a tutto quanto diamo, e nel sano reciproco rispetto il meglio per il domani programmiamo. Un oro per tutti e pur tutti per uno, tanta pace nel tuo ed il mio cuore, contenti entrambi, scontento nessuno,
e dentro noi coabiti il Signore. Siamo alla fine, mi rendo capace, alla separazione diamo il via, e Dio ci dona sin d'ora la pace, tu prendi la tua strada ed io la mia. Non tutto dritto va come si crede, qualunque cor di coppia sia sincero, rispetta al prossimo e la buona fede è sempre al santo accordo per davvero. Pace total da capo fino in fondo, a noi e a tutte le coppie del mondo. Grazie al maestro Andrea Sanfilippo e complimenti per la profondità, per la sensibilità dimostrata nei confronti delle donne. Complimenti maestro, e adesso pubblicità. Finisce anche questa 26esima puntata della sesta edizione di Messina può rinascere. Ricordiamo la nostra pagina Facebook Messina può rinascere, la nostra pagina Twitter Messina rinascere, la nostra mail Messina può rinascere @gmail.com. E ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono Sanfilippo Strumenti Musicali, Moto Store di D'Arrigo, Bonomo Fiat e Fincentrale. E ricordatevi, Messina può rinascere, basta crederci.